Io ho lavorato in una pasticceria, cosa che non avevo mai fatto, e quindi è stata una cosa nuova e interessante. Si chiude oggi il progetto Vale, un progetto transfrontaliero finanziato dal programma Alcotra di cooperazione tra Italia e Francia, che dopo 3 anni ha portato dei risultati concreti molto apprezzabili, perché sono stati formati oltre 70 giovani che hanno fatto della pasticceria la loro principale attività. Quasi tutti hanno realizzato uno stage formativo in Italia e in Francia e hanno trovato poi occupazione nel loro settore. Il progetto ha anche un altro risultato molto importante perché grazie a dei percorsi di accompagnamento e di orientamento fatti appunto per questi partecipanti, alcuni di loro hanno scelto sia in Italia che in Francia di avviare una loro attività, quindi di non lavorare come dipendenti, ma di mettersi in proprio. In questo la città metropolitana li ha assistiti attraverso i servizi del programma MIP, mettersi in proprio appunto, e dal lato italiano è stata creata un'impresa con 3 dipendenti e anche dal lato francese sono nate 2 imprese tra di loro collegate. E questo rappresenta sicuramente uno dei risultati più belli del progetto. Abbiamo formato complessivamente tra i partner italiani e i partner francesi 69 allievi. Molti di loro hanno effettivamente sviluppato competenze professionali di alto livello, hanno raggiunto dei buoni livelli di prestazione e anche i risultati occupazionali sono decisamente positivi. Metà di loro infatti ha trovato lavoro nell'ambito di pasticcerie e gelaterie o nella ristorazione, proprio occupandosi poi della filiera della pasticceria. Per noi è importante anche che ci sia questa filosofia nuova di responsabilità sul prodotto, soprattutto sull'agroalimentare. Quindi abbiamo lavorato con i nostri ragazzi per valorizzare il senso di giustizia, di bellezza, di equità che ci deve essere in un prodotto, la semplicità, la trasparenza. Speriamo che questa diventi una filosofia condivisa che porti proprio il buono dell'Italia nel mondo, il bello dell'Italia nel mondo, ma anche il giusto dell'Italia nel mondo. Pour nous, le bilan Il bilancio è positivo perché hanno messo in piedi un progetto sperimentale sulla pasticceria e la gelateria che non esisteva. Quindi soprattutto sulla trasmissione dei saperi e dei know-how e sulle capacità di competenze e la formazione di impresa di un progetto professionale dei stagisti. Possiamo considerarla un'esperienza positiva, cioè credo che tutti i partecipanti al corso possiamo essere d'accordo che sia stata una bella esperienza, nel senso ci ha lasciato parecchie cose, magari anche ci ha fatto crescere su punti che potevano migliorare sicuramente, ma nel complesso è andato tutto bene. Diciamo che ha lasciato secondo me tanti input a tutti, c'è chi ha trovato la sua strada, chi l'ha cambiata. Chi ha avuto appunto tanti spunti su magari un futuro personale, perché comunque è anche quello che ha lasciato il progetto. E poi vabbè, personalmente c'è chi lavora già e quindi cerca di mettere un po' in pratica quello che abbiamo imparato, sia dalla parte teorica che pratica, perché comunque siamo stati un gruppo di lavoro, oltre a un gruppo di scuola, di studio.